l'estate è divertente preparare anche per chi non è abituato qualche dolce fatto in casa, per esempio per la prima colazione, per esempio per le merende dei bambini. E vi voglio proporre una cosa che veramente credo che possa imparare a fare chiunque. Si chiama torta soffice all'acqua. Torta soffice all'acqua. Allora, scrivete subito gli ingredienti, li leggo lentamente. Prendete per 4 persone più o meno 300 g di farina tipo 00, 300 g di acqua, 150 g di zucchero, può essere anche zucchero di canna, 5 g di vanillina, una bustina di lievito in polvere per dolci, la scorza di un limone grattugiato, limone intero, quindi un bel po', diciamo, grattugiata tutta la scorza, molto importante la scorza di limone, 45 grammi, quindi poco praticamente, sono 2-3 cucchiai di olio di mais, olio di semi di mais, che è molto molto leggero, un pizzico di sale e dello zucchero a velo. Allora, intanto la prima cosa che dovete fare è passare al setaccio la farina e il lievito insieme. Li raccogliete in una ciotola abbastanza grande, aggiungete la vanillina e mescolate tutto e lasciate da parte. Poi in un'altra ciotola versate lo zucchero, i famosi 150 g di zucchero, e fate scaldare l'acqua, i famosi 300 g di acqua, e quando l'acqua è appena tiepida l'aggiungete allo zucchero. Mescolate il tutto con una frusta in maniera che lo zucchero si deve sciogliere completamente. A questo punto versate questi 45 grammi di olio di semi di mais, che è molto molto leggero, sullo sciroppo dell'acqua e zucchero. Quindi avete fatto lo sciroppo con l'acqua, il zucchero con la frusta eccetera, ci mettete l'olio, aggiungete un pizzico di sale, la scorza del limone, bel limone grande, possibilmente un limone, diciamo, non trattato, un limone biologico. Mescolate il tutto con la frusta in maniera che otterrete un composto amalgamato perfettamente. A questo punto questo composto liquido lo versate sulla farina dove c'è poi avevate mescolato il lievito, la vanillina che avevate messo da parte eccetera, e continuate a mescolare bene con la frusta in maniera tale che evitate che si formino dei grumi. Quando questo amalgama diventa veramente ben composto, ben setoso tutto quanto, prendete una teglia, la ungete con un pochino di quell'olio, dei famosi 45 grammi di olio di mais, con un po' di cotone, il cotone idrofilo, lo ungete e passate sulla teglia, e poi mettete un po' di farina in maniera tale che l'amalgama che poi mettete dentro non si attacca. Mettete la farina, evitate la togliete, quello che diciamo si toglie l'eventuale farina in eccesso, si versa appunto l'impasto nello stampo e si mette lo stampo nel forno che è stato già riscaldato, quindi preriscaldato, a 175-180 gradi. Lo lasciate cuocere per circa 45 minuti, poi verificate con un bastoncino, mettete dentro per vedere se il bastoncino è asciutto. Se il bastoncino è asciutto e quindi la cottura è terminata, lasciate intiepidire la torta in maniera tale che poi, quando diciamo è fredda e non rischia di rompersi, la potete togliere dallo stampo. Quando si sarà ben raffreddata, però mi raccomando, la mettete in un piatto, prendete lo zucchero a velo,
guarnite sopra con lo zucchero a velo e diventa veramente una cosa bellissima per la prima colazione, per la merenda dei bambini, ma anche se vogliamo per quel piacere di quel pochino di dolce dopo cena che d'estate si può. Buon appetito!